Devo ricordarmi di non azionare la lavatrice nel momento in cui decido di fare dei video in questa location. Ciao a tutti, benvenuto al mese di ottobre, come state? Spero tutto bene. Ed eccoci qua con il consueto appuntamento con il video wrap up e TBR dei mesi rispettivamente di settembre e ottobre. Questo mese sono stata una bambina molto cattiva perché mi ero prefissata, se vi ricordate, lo scorso mese di leggere un sacco di libri e di ritagliarmi un sacco di tempo per leggere durante la giornata, cosa che in parte ho fatto perché mi sono ritagliata un momento durante la giornata nel quale dedicarmi alla lettura, ma purtroppo si tratta di una mezz'oretta, un'oretta di tempo. Per quanto riguarda il resto della giornata, sono stata a fare un sacco di cose, è stato il mese in cui ho iniziato a lavorare, via dicendo, quindi mi sono dovuta un po' abituare ai ritmi di lavoro e non ho avuto molto tempo da dedicare alla lettura in generale perché la sera arrivo cotta e quindi leggere anche solo già un capitolo, due capitoli di un libro mi costa tantissimo. Vorrei solamente buttarmi nel letto e dormire fino a primavera praticamente. La mattina invece mi dedico ad altre cose in casa, soprattutto perché stando via poi tutto il pomeriggio poi non ho più tempo di fare niente, se non ogni tanto che sono riuscita ad andare in biblioteca a leggere, ma comunque vuoi per il tempo, vuoi per il tempo mettere logico e vuoi per voglia in generale, non sono riuscita a fare questa cosa, anche se è una cosa che mi manca molto e che spero di riuscire a fare nel mese di ottobre. Ho letto veramente 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 poco e tra l'altro già lo scorso mese mi ero lasciata indietro due libri dalla TBR di agosto e quindi l'intenzione era quella di riuscire a leggere quei due libri, cosa che sono riuscita a fare e adesso ve ne parlerò. Se vi ricordate, avevo in sospeso Il gatto che donava allegria di Rachel Wells, alias l'ultimo dei quattro libri di cui sono in possesso della saga di Alfie, libro che mi è piaciucchiato un pochino più del terzo. Sono arrivata alla conclusione che le avventure di questo gattino comunque risultano essere una lettura molto piacevole e molto molto leggera. So già qual è la struttura e diciamo che sono un'ottima alternativa per i romance, quindi i romanzi rosa, a cui sono molto appassionata e che risultano essere la scelta più ovvia quando voglio fare delle letture un po' più leggere. Quindi diciamo che sto valutando di comprare anche il quinto libro che è uscito, mi sembra, quest'anno o l'anno scorso al massimo, e di tenermelo lì per quando avrò bisogno di letture leggere e anche per il fatto che mi dispiace lasciare una saga a metà, soprattutto se hai letto già i primi quattro libri. Questo volume ha ottenuto 3 stelline su Goodreads. Ci siamo alzati un pelino rispetto ai precedenti capitoli, ma appunto per questa consapevolezza che ho raggiunto. In sintesi, questa è la storia delle vacanze di Alfie. Alfie con la sua famiglia prende una casa al mare, una casa al mare che è stata ereditata dalla sua padrona Claire, e decidono di prenderla in comunità con tutte le famiglie di Alfie. Solita avventura col solito schema, ma che mi è risultata piuttosto godibile per quanto le tematiche fossero un po' scontatine. Ho finalmente finito La risposta nelle stelle di Nicholas Sparks. È stato il romanzo di Sparks che mi è piaciuto meno, ma ve l'ho già detto, mi sembra nel 5 per un 8 era uscito il 21 settembre. Mi è piaciuto di meno perché Sfortunato Lui è stato l'ultimo ad essere letto dei 5 romanzi scelti di questo autore. Non è che la storia fosse poco godibile, ha ottenuto 2 stelline, ma solamente perché dopo averne letti già 4, lo schema era abbastanza intuibile, non c'era niente di sorprendente, c'era questa sorta di suspense legata al personaggio di Ira che non si sapeva bene fino dall'inizio per quale motivo fosse stato ficcato in mezzo nella storia d'amore tra Luke e Sofia, che comunque è una storia d'amore palesemente banale e scontata. Le ambientazioni sono sempre quelle, i due personaggi sono diametralmente opposti come nelle altre storie. Hanno storie legate alla famiglia, hanno storie tragiche che poi mettendosi insieme vanno a risolvere. Per quanto riguarda Era non si capiva bene quale fosse il nesso, mi ero fatta un'idea, ma questa idea è stata smontata appunto con il finale che mi è sembrato superfluo addirittura. Il personaggio di Era poteva anche non esistere e sarebbe stato tutto molto normale comunque, quindi ha ottenuto solo 2 stelline, mi dispiace davvero tanto, però devo dire che, come ho detto nel video relativo all'autore, è un autore da leggere. Se ti piacciono i romance, almeno un libro di questo autore lo devi leggere. Non leggerò altri romanzi di Sparks, però sappiatelo. Lettura più bella che ho fatto questo mese, nonché l'ultima. Ah, sono stata proprio una bambina cattiva, ho letto solo 3 libri. La rivincita, Gathering Blue di Lois Lowry, ovvero il secondo libro della saga di The Giver, che avevo apprezzato tantissimo iniziandola ad agosto con appunto Il Donatore, che è il primo volume, e ho continuato leggendo il secondo libro di questa saga. Non è
una saga lineare con un unico filo conduttore. L'unico filo conduttore è l'origine di queste storie, quindi appunto il discorso della rovina del mondo in cui viviamo. Andiamo ad analizzare, no, ognuno di questi volumi, che sono in totale 4, le varie comunità che si vanno a creare, fondate su principi molto simili, ma che comunque hanno delle regole e un codice civile, diciamo, molto diverso. Infatti qua analizziamo la storia di Kira, una ragazza sfortunatamente nata storpia, quindi con una gamba storta, che solo grazie all'influenza politica del padre e alla determinazione della madre nel volerla mantenere in vita, alla fine riesce a vivere comunque nella comunità, nonostante i bambini nati deformi siano destinati ad essere uccisi subito dopo la nascita. Kira appunto perde la madre all'inizio di questo libro e quindi il suo destino è appeso a un filo. Solamente il consiglio degli anziani, o comunque il consiglio politico di questa comunità, potrà decidere se tenerla oppure no. La fortuna di Kira è che ha questa grande passione, nonché questo grande talento nel ricamare. Questo suo talento vuole essere sfruttato in un certo senso dal consiglio. La mettono a cucire e a rattoppare e a ricamare la famosa tunica del cantore, ovvero questo personaggio che una volta all'anno, durante l'adunanza, racconta di come il mondo è caduto in rovina e come la comunità nel quale vive Kira è riuscita a sopravvivere ed andare avanti. Per quanto le due storie siano diametralmente diverse, quella del donatore e quella della rivincita, mi sono piaciute tantissimo tutte e due, perché come ho detto non mi sono affezionata tanto ai personaggi quanto invece alla questione della comunità in sé, quindi del mondo come viene visto e come viene realizzato una volta caduto il mondo in cui viviamo. Quindi risponde alla grande domanda: cosa succede dopo? Cosa succederà tra 50 anni quando il mondo in cui viviamo sarà caduto in rovina per forza di cose? Molto attuale, ha ottenuto ovviamente 5 stelline su Goodreads, non vedo l'ora di proseguire con questa saga. Passiamo alla TBR, e la TBR, vi dirò, non ha delle grosse novità perché vorrei recuperare le letture che mi sono lasciate indietro appunto a settembre. Spero di riuscirci, diciamo che ho dei libri che voglio assolutamente finire e dei libri che forse, se ho tempo, se riesco, leggerò. Però appunto andiamo a vederli insieme. Ho iniziato a leggere da poco Saltatempo di Stefano Benni, il mio amatissimo Stefano Benni. È l'unico libro che non ho ancora letto dell'autore che è presente nella mia libreria. Ho iniziato a leggerlo, sembra carino, sempre sulla linea satiro-politica di Benni appunto, però non so bene dove andrà a parare perché ho letto un solo capitolo. Ripeto, sono stata una bambina molto cattiva in questo mese e quindi questo è in cima alla mia TBR assolutamente. Come vi avevo anticipato, devo iniziare a lavorare sulle letture per il 5 per un autore del 21 dicembre dedicato ad Astrid Lindgren, e quindi oltre a Pippi Calzelunghe, di cui vi ho parlato già lo scorso mese, devo leggere anche i due libri che avevo previsto per la TBR di ottobre, che sono Mio piccolo mio e I fratelli Cuor di Leone. C'è ancora il bollino del negozio dove li ho acquistati. Questi tre libri sono comunque tre libri brevi, quindi spero di riuscire a concluderli. Prometto di provare a organizzarmi. C'è anche da dire che questo mese comunque ricomincerò a lavorare anche a Milano, quindi prevedono viaggi in treno ricchi di letture, nonostante l'orario mattutino molto presto. Sono sicura che riuscirò a ritagliarmi molto più tempo per leggere adesso che ricomincerò a viaggiare in treno. In più vi riporto qua i tre libri che avevo già portato appunto nello scorso video, che però, essendo abbastanza lunghi, sono libri in più. Sicuramente devo leggere i primi 4, ma in più vorrei provare a leggere Un mondo nuovo di Liz Braswell, quindi il plot twist della storia di Aladdin, che fa parte della collana di A Twisted Tale, di cui avevo già letto Riflessi di Elizabeth Lim. Il famosissimo Racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, di cui appunto vi ho già parlato lo scorso mese, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. Non sono assolutamente brevi, vorrei riuscire a leggerli a fine mese, se riesco, se posso, se ho tempo e via dicendo, però prima di tutto devo leggere questi 4, due pesi due misure letteralmente. Tra l'altro, curiosità, fun fact, questo mese dovrò risistemare un pochettino la disposizione della libreria, perché la devo spostare per poter spostare il divano dove di solito giravo i video, perché è un divano appunto abbastanza vecchio, quindi me ne devo disfare. Sarà l'occasione appunto per dividere i libri che devo ancora leggere con i libri che ho già letto, e è una cosa che volevo fare già da un po', perché
perché i libri che non ho ancora letto sono ancora molti, adesso sono tutti in camera mia impilati alla belle meglio. Vorrei che nella libreria ci fosse spazio da un lato per i libri che ho già letto e dall'altro per i libri che non ho ancora letto, quindi poi nel caso scoprirete bene nel bookshelf tour del 2021. Spero che questo video vi sia piaciuto per quanto sia stato un po' ripetitivo. Se è così fatemi sapere qua sotto nei commenti, cercherò di essere più brava questo mese con le letture. Ditemi se avete già letto i libri che io ho letto nel mese di settembre, se avete già letto quelli che andrò a leggere nel mese di ottobre, si spera. Chiacchieriamo un po' qua sotto. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questi libri possano interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma sia fantastico, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con Danza con Jo il 5 di ottobre. Invece con la prossima wrap up e TBR ci vediamo ovviamente il 1° di novembre. Un bacione e ci vediamo.